Ah, è stata una partita molto equilibrata. Noi forse nel momento migliore nostro abbiamo subito quel gol. Può darsi che se dovessi trovare un errore, l'errore che abbiamo commesso, abbiamo concesso due o tre palle inattive, punizioni laterali, dove loro avevano quella fisicità con i due Rajkovic e Perez, quindi dobbiamo stare un po' più attenti, però dopo il gol abbiamo anche reagito, abbiamo avuto due o tre palle gol pulite, portiere del portiere, palla del portiere, quindi ritengo che alla fine per quanto mi riguarda è una sconfitta immeritata. È avvenuta, non facciamo drammi, andiamo avanti e domenica c'è questo derby con il Gallipoli, ci prepariamo a questo derby, è un inizio di percorso, però per quello che si è fatto fino adesso noi stiamo facendo benissimo. Oggi la prestazione dei ragazzi non posso dire nulla. Di conto troviamo una squadra che ha investito tantissimo all'inizio e al mercato di dicembre e al mercato anche di gennaio dalla C, quindi è una squadra che è lì nelle primissime posizioni. Rimane il rammarico appunto di aver concesso quelle due o tre palle inattive laterali e lì siamo stati castigati. Il calcio è bello perché è imprevedibile, vince chi la butta dentro, noi non ci siamo riusciti, loro, io non ho visto altre azioni del Casarano sinceramente, quindi ritengo che ad un certo punto stavano anche soffrendo tanto, c'è stata una parte del secondo tempo dove li ho visti anche soffrire. Però ecco, ci hanno creduto perché poi bisogna stare attenti anche alle loro ripartenze, in quanto poi avevano anche giocatori rapidi e veloci, quindi devono stare attenti. E sono stati bravi a metterla dentro e tre punti che secondo me sono immeritati, però alla fine il calcio è questo. Accettiamo serenamente questa sconfitta. E si va avanti. Noi creiamo tanto, però ecco, il problema è che adesso non giochiamo contro nessuno, adesso le partite stanno diventando sempre meno, quindi tutte le squadre devono cercare di arrivare all'obiettivo, chi si deve salvare, chi deve uscire fuori dai playout, chi deve c'è qualche chance dei playoff, chi sta già nei playoff, chi vuole vincere il campionato, quindi non ci sono squadre tranquille, puoi perdere e vincere con chiunque, perché anche oggi ci sono stati anche dei risultati un po' particolari, quindi è vero, se guardiamo le statistiche, noi nelle ultime partite abbiamo vinto sempre su 1-0 su palla inattiva, però io ritengo che abbiamo creato qualche altra palla gol. Però a volte i giornalisti mi fanno sempre la domanda: vuoi giocare bene e perdere o pareggiare? Oppure io ribadisco, è sempre la stessa la risposta: preferisco giocare normale e vincere ogni gara, perché poi adesso perdi la gara e fai rientrare una squadra che secondo me stava in grosse difficoltà. Ma quando si incontrano due squadre che sono forti sulla carta, sia il Casarano e sia il Nardò, devi stare attento a far gol, ma allo stesso tempo quando non riesci a vincere non le devi perdere, perché poi alla fine io ho avuto quelle due o tre palle gol, se io devo contare le palle gol dal Casarano, io poi può darsi che possa anche sbagliare, però io non ne ho viste. È una partita dove il minimo errore bisogna sfruttarlo. Loro hanno sfruttato questo errore che abbiamo commesso, però ritengo che alla fine è stata una partita aperta a qualsiasi risultato, perché poi noi abbiamo messo in difficoltà loro volevano mettersi in difficoltà, c'è stato un momento dove avevano loro i pallini in mano, un momento che eravamo noi, noi siamo riusciti con le palle del portiere a recuperarla e loro hanno portato a termine, lottando su ogni palla negli ultimi minuti, a prendersi questi tre punti. Però, come ho detto prima, io la mia risposta è sempre quella: avere questo gran gioco, spettacolo e poi le perdi, io non le accetto, io preferisco essere concreto. Oggi può darsi che Casarano è stato molto concreto, è stato molto cinico, ha sfruttato quell'occasione. Noi primo tempo siamo stati un attimino un po' timorosi, però bene o male il pallino ce l'avevamo noi. Secondo tempo ritengo che quelle due o tre palle gol, poi tutti loro si sono difesi anche a 5 dietro gli ultimi minuti, insomma hanno sofferto un pochettino, però alla fine ha vinto il Casarano, non ha vinto il Nardò.
Sì, oggi Vito ha fatto una buona gara, sta migliorando di settimana in settimana, è ancora, io da lui pretendo ancora di più perché lui è molto tecnico, un giocatore che sta ancora assimilando il modo di giocare, perché è chiaro, quando tu vieni da una squadra, da noi sta da 15 giorni, insomma, però ritengo che alla fine ha fatto già domenica scorsa a Barletta e oggi ha fatto un'altra buona gara, però io da lui e da qualche altro under pretendo di più, perché hanno grandi capacità, soltanto che la domenica non si esprimono ancora al 100%. No, noi ci studiamo tutte le situazioni delle squadre avversarie, sapevamo che loro era, tra virgolette, l'ultima occasione, perché parliamoci chiaro, non vincendo qui oramai erano fuori completamente dai giochi. Questa vittoria li ha inseriti e ancora stanno ancora di parecchio dietro, quindi non è facile poi recuperare 6, 7 punti, 8 punti nell'arco delle restanti partite, perché c'erano ancora tantissimi scondiretti. Mi aspettavo che, perché non l'ha mai fatto, l'ha fatto oggi perché era una delle ultime chance e quindi si doveva giocare praticamente tutto. Lo pensavamo, tanto che noi in caso di risultato positivo avevamo preventivato una cosa, in caso di risultato negativo, come è avvenuto, avevamo preventivato un altro tipo di situazione.